Magia, stregoneria, paganesimo, la seconda parte che va in onda dalle ore 19 alle ore 20, vi illustra normalmente i libri che io ho scritto e il libro che stiamo leggendo è ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Ma prima di fare questo oggi voglio rispondere, se le persone sono chiaramente in ascolto e se non sono in ascolto, vabbè, io ho risposto comunque. Alla domanda perché le persone, ripeto, perché le persone non riescono a capirmi. Ed è importantissimo questo, perché spesso la domanda le persone non riescono a capirmi è perché hanno ucciso il divino, hanno ucciso la loro capacità di percepire il mondo, hanno ucciso loro stessi mettendosi in ginocchio. Vi ricordo che io non prendo le telefonate fino alle ore 20, eh. Fino alle ore 20 non prendo le telefonate, per cui proviamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì, amen. Niente. Niente. Risponderemo inizialmente a questa domanda. Risponderemo alla domanda perché le persone non riescono a capirmi in maniera razionale, partendo dal piano logico, partendo dal piano della scienza, partendo dal piano della psicologia. Ebbene, per fare questo, io ho in mano un trattato ed è Lo sviluppo mentale delle ricerche di Jean Piaget. Sviluppo mentale delle ricerche di Jean Piaget, scritto da Guido Peter, che se non vado errato, Guido Peter fu o è tuttora, credo, rettore, direttore, presidente, non so qual è la carica esatta, della Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. Ebbene, da questo libro, prima di leggere ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, e dopo chiuderò lo spazio mio che mi resta leggendo da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, leggerò da questo trattato il sincretismo verbale e il realismo nella comprensione di Proverbi. Questo testo ci permette di capire perché le persone non riescono a capire quello che dico. Per cui aprite bene le orecchie, il testo è un testo di psicologia e io ho il trattato che fu stampato nel 1961 ed è usato all'università per gli studenti della facoltà di psicologia. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo. È Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo delle persone con cui lavoro che è l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, cosa leggiamo noi dallo sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget? Pagina 316, vi ricordo che è l'autore Guido Peter, la presentazione è fatta da Musatti e il libro che ho io, l'edizione del 1961. A pagina 316, sincretismo verbale e realismo nella comprensione di proverbi. Fate attenzione che riusciamo a capirci perché non sono capito. Dopodiché sono anche io confusionario, anche io mi spiego male, tutto il resto, ma è importante sentire questa. I risultati della prova più sopra descritta rivelano quanto scarsamente analitico sia il pensiero verbale di un bambino di 6-8 anni. A causa dell'assunzione inconsapevole che l'interlocutore abbia compiuto le sue stesse esperienze o possegga le sue conoscenze. Cioè, inconsapevolmente si pensa che l'interlocutore abbia le stesse conoscenze e le stesse esperienze. Questa tendenza a trascurare l'analisi dei singoli elementi di una dimostrazione o di un racconto e delle connessioni tra di loro esistenti, la quale può essere considerata una manifestazione di egocentrismo, è definita da Piaget come sincretismo del pensiero verbale. Un chiaro esempio di sincretismo del pensiero verbale si ha anche con soggetti di 9 o 10 anni, nella situazione sperimentale seguente, dedicata allo studio delle difficoltà che i bambini incontrano nella comprensione di un proverbio. Il materiale verbale utilizzato consisteva in un gruppo di proverbi ed in un gruppo di frasi più numerose dei proverbi, ognuna delle quali aveva un significato simile a quello di uno dei proverbi.
Il soggetto era invitato ad indicare quale frase poteva essere fatta corrispondere ad un determinato proverbio, quale frase cioè aveva più o meno lo stesso significato di quel proverbio. E da a stabilire dunque tante coppie, proverbio-frase, quanti erano gli elementi della serie dei proverbi. Ecco ad esempio alcuni dei proverbi usati. A ciascuno secondo le sue azioni. Quando il gatto manca, i sorci ballano. L'abito non fa il monaco. Ad ogni uccello il suo nido è bello. Ed ecco alcuni esempi di frasi corrispondenti o no ai proverbi citati. Bisogna ricompensare o punire gli uomini a seconda di ciò che essi hanno fatto. Certe persone si agitano molto ma non fanno niente. Chi si affida all'aiuto degli altri rischia di rimanere senza appoggio. Quelli che perdono il loro tempo curano male i loro affari. Un risultato non facilmente prevedibile è certo il seguente. Tutti i soggetti, indipendentemente dalla costituzione di coppie, proverbio o frase, affermano di avere capito bene il significato di ogni proverbio e di ogni frase, anche quando in realtà o per la presenza di parole sconosciute o per altre ragioni che si vedranno più avanti non lo avevano affatto compreso. È questo, del resto, un fatto che si osserva frequentemente con bambini molto piccoli, i quali, ascoltando o leggendo una spiegazione o una narrazione, si imbattono spesso in parole di cui in realtà non conoscono il significato. Essi trascurano facilmente di segnalarne la presenza o di chiedere che ne venga spiegato loro il significato, in quanto per un processo di inconsapevole assimilazione della parola ignota ad altra parola già nota, assimilazione che ha luogo sulla base di analogie strutturali o fonetiche, ritengono di conoscerne bene il significato. Egocentrismo e sincretismo si sostengono qui a vicenda. Perché un bambino che ascolta un altro parlare è indotto a ritenere che ciò che l'altro dice è proprio e soltanto quanto egli stesso riesce a capire, egocentrismo, e perciò non cura i dettagli ma si contenta di cogliere lo schema complessivo della frase o del racconto, sincretismo. D'altra parte, proprio perché non compie alcuna analisi intesa a verificare la coerenza dello svolgimento di una dimostrazione o del contenuto di un racconto, può permanere nella convinzione di avere tutto compreso. Il sincretismo della comprensione verbale è dunque un primo aspetto del sincretismo del pensiero verbale e consiste nel fatto che ciò che viene colto di una frase è solo lo schema complessivo quale risulta da alcuni particolari importanti. E poiché il bambino si contenta di questo schema, i dettagli non compresi o le parole ignote in qualche modo si perdono o vengono assimilati a quegli elementi della frase che sono compresi o ad altri già noti ma estranei alla frase stessa. Cosa significa tutto questo discorso? Significa che quando uno parla nessuno lo ascolta. Quando ci sono delle parole che non si capiscono nel significato che gli dà l'interlocutore, non gliene frega nessuno perché tutti si credono creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo per cui sono convinti di conoscere perfettamente il significato. Quando si parla di un meccanismo, tutti assimilano al meccanismo che hanno in testa, per cui sfugge il senso stesso della comunicazione. Bene, tutto questo è arte di magia nera, cioè non riuscire ad ascoltare l'altro, non riuscire a cogliere cosa c'è dietro e cosa si presenta, non riuscire ad andare oltre al proprio schema, è un atto di magia nera ed è un atto di infantilismo. Possiamo trattarlo in psicologia un atto di infantilismo. In pratica è come se le persone che stanno ascoltando e non capiscono quello che dico siano state inchiodate
fisiologicamente all'età di 8-9 anni, cioè hanno un livello di comprensione di 8-9 anni e si rifiutano di andare oltre a questo livello di comprensione. Non forzano i limiti, non studiano, non chiedono il perché delle cose, non si informano. Essi sono convinti di sapere tutto e solo l'altro che non si spiega bene. Essi sono convinti di comprendere tutto, ma è l'altro che dice delle cazzate o dice delle cose non interessanti o sta provocando. Questo è l'arte della magia nera e in psicologia abbiamo la descrizione di un bambino di 8-9 anni, ma la descrizione sperimentale di un bambino di 8-9 anni può tranquillamente essere estesa a una gamma vastissima di adulti, i quali, ritenendosi creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, non chiedono di forzare i limiti della conoscenza, non chiedono di comprendere oltre i meccanismi, non forzano se stessi e non facendo questo non hanno più l'abilità per farlo, non hanno più l'energia vitale per farlo, non hanno più la consapevolezza di doverlo fare. Perdendo questo, si restringono sempre di più, si rattrappiscono su se stesso. E allora la conoscenza viene a perdersi. Questo è il motivo per cui molte persone non riescono a capire quello che dico o il valore di quello che dico. Certamente si può dire cose diverse, si possono dire cose migliori, si possono fare sforzi migliori, si può viaggiare in mondi della percezione infinitamente più grandi di quelli che faccio io, sicuramente, ma è necessario farlo, farlo. È necessario affrontare le cose. Se le trasmissioni che faccio io non vi piacciono, o pensate che siano restrittive, o pensate che io faccia casino, fatele voi, cioè assumetevi la responsabilità delle vostre limitazioni, esponete le vostre limitazioni e confrontate con voi stessi le vostre stesse limitazioni. Perché i limiti o vengono spostati, o c'è l'arte della magia nera che rattrappisce gli individui sopra se stessi. E quello che vi ho letto è dallo sviluppo mentale nelle ricerche di Jean Piaget di Guido Petter. E quello che molte persone purtroppo non comprendono è il blocco mentale che viene imposto a bambini 8, 9, 10 anni attraverso tutta una serie di tecniche di frustrazione. Nel crogiolo del male ne abbiamo già parlato di questo, e ne parleremo ancora. Più o meno, insomma, quando avrò voglia, quando avrò tempo, quando avrò possibilità. Bene, io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Un uomo, un voto, recitava un slogan una volta, no? Se qualcuno se lo ricorda, ma penso che pochi se lo ricordino. Ma un uomo, un voto è un uomo che forza se stesso per costruire il proprio percorso nell'infinito dei mutamenti o dell'uomo che ha ucciso se stesso e che spera che anche gli altri uccidano loro stessi. Ma lascio a voi l'incognita, lascio a voi la risposta di tutto questo. So benissimo che può sfociare in situazioni strambe, però ve la lascio a voi. E proprio per continuare il discorso, da ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, oggi affronteremo ciò che favorisce la crescita. Allora, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è una serie di percorsi di stregoneria, una serie di percorsi di sviluppo dell'individuo all'interno del paganesimo. Bene, cominceremo da qui. E cominceremo a dire che il primo di cui abbiamo parlato è la questione della nascita. Cioè la magia della nascita. La nascita, ricordate che è l'atto magico per eccellenza. È sempre una nascita. Addirittura nel paganesimo è sbagliato parlare di morte. Anche se nel linguaggio comune lo usiamo, in realtà parlare di morte è sbagliato. Perché? Perché ogni pagano ed ogni apprendista stregone trasforma sempre e comunque la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E se ha fatto questo, significa che ha trasformato anche la morte del feto in nascita dell'essere umano. Significa che è riuscito anche a trasformare l'essere umano fanciullo e fanciulla in esseri umani adulti. Bene, oggi
noi parliamo della crescita. La crescita come atto di magia, come atto di stregoneria, come atto divino, come interazione fra il divino soggettivo e il divino che ci circonda. Dunque, ciò che porta a ciò che favorisce la crescita. Il primo mondo dell'essere umano è il mondo fetale e si conclude con la nascita dell'essere nella natura. Il secondo stadio della vita umana è la gioventù e si conclude con l'arrivo delle mestruazioni per la donna e le prime eiaculazioni spontanee per l'uomo. La crescita è questo stadio, lo sviluppo dell'essere umano fino a diventare essere umano adulto, fino ad entrare nel terzo mondo di sviluppo dell'essere umano. Questo è più chiaro nel libro dell'Anticristo. La crescita è un processo che coinvolge sia l'individuo che si trasforma, sia l'oggettività entro la quale avviene questa trasformazione. L'oggettività non si limita a subire la crescita, l'oggettività è cosciente di sé, l'oggettività ha una sua propria volontà, propri fini, propri progetti attraverso i quali fondare il proprio divenire verso l'eternità. La crescita non è un atto passivo, è un atto di volontà del soggetto. Il soggetto è divenuto attraverso la trasformazione della propria specie, che ha determinato le fasi attraverso le quali crescere, ma la sua volontà può determinare le fasi di sviluppo favorendo o bloccandolo a seconda della sequenza delle proprie scelte. La crescita è un processo di trasformazione che coinvolge l'oggettività, la volontà dell'individuo e il suo divenire come essere della propria specie. L'incontro di queste tre volontà, la mediazione attraverso le quali queste forze si combinano, determinano la qualità e la direzione del mutamento. La religione romana ha individuato una serie di nodi attraverso i quali favorire lo sviluppo della crescita del bambino. I mezzi di allora non erano quelli di oggi e in mancanza di sapere e conoscenze adeguate, all'essere umano libero non resta che manipolare la propria attenzione, mettere attenzione nei passaggi per poter favorire la trasformazione dell'individuo. L'attenzione tende a limitare i danni attraverso i quali il mutamento potrebbe risultare monco o incompleto. La febbre può uccidere. Possedere un antibiotico impedisce di morire, ma qualora non si dispone di un antibiotico né di altre medicine adeguate, è necessario porre in essere comportamenti che limitano le possibilità di essere aggrediti dalla febbre. Questo non garantisce l'immunità dalla febbre, ne limita gli effetti e i danni per quanto possibile. Qualche volta nemmeno questo è sufficiente. Il concetto relativo alla crescita è la protezione. L'oggettività può proteggere il divenire del nuovo nato. L'oggettività trae vantaggio dalla crescita del nuovo nato. Il nuovo nato sia motore di sviluppo dell'oggettività. Nella religione romana si chiedeva essenzialmente all'oggettività di proteggere la crescita, eliminando dai mutamenti gli ostacoli che l'oggettività può porre. Nudina era invocata nel giorno della purificazione. La purificazione era il momento in cui si presentava il nuovo nato all'oggettività. Con la purificazione si chiedeva all'oggettività di proteggere il divenire del nuovo nato. Si chiedeva all'oggettività di accogliere il nuovo venuto senza frapporre ostacoli alla sua crescita. Per questo motivo si invocava Nundina. Edusa veniva invocata per proteggere i pasti dei bambini una volta finito l'allattamento. Il bambino andava soggetto a soffocamenti. Era necessario porre attenzione affinché quei soffocamenti non avvenissero. Quando si invocava Edusa, si metteva attenzione affinché i bambini non fossero travolti dal pasto. Un ostacolo in questa fase implicava la fine dello sviluppo. Così la natura doveva intervenire. La natura versava energia vitale sui genitori per imporre loro attenzione nel loro fare. Eduna non può intervenire su genitori non disciplinati. Può intervenire sull'attenzione e sulla percezione dei genitori affinché si accorgano in tempo di quanto non funziona, costringendoli ad agire per rimuovere l'ostacolo. Edusa è diventata grande quando la scienza medica ha messo a punto la manovra di Heimlich, riuscendo ad evitare soffocamenti di ragazzi. Ossilago era invocata per favorire l'ossificazione delle cartilagini dei bambini. Il rachitismo era molto temuto. La mancanza di calcio associata alla mancata assunzione di vitamina D provocava la debolezza delle ossa nei bambini.
scusate, i romani non conoscevano quelle che noi chiamiamo le cause scientifiche, fra virgolette, ma l'attenzione al cibo e la libertà di correre all'aria aperta consentivano di assimilare sufficientemente calcio per rafforzare le ossa. Correre sotto il sole o mangiare olio d'oliva permetteva ai bambini di assorbire il calcio attraverso la vitamina D. Questo le madri romane non lo sapevano, ma sapevano che per crescere forti i figli dovevano vivere liberi. I giochi ginnici erano molto praticati e l'alimentazione era ricca d'olio d'oliva. L'attenzione che i genitori mettevano per crescere i figli consentiva loro di ovviare alla non conoscenza scientifica del fenomeno. Ossilago diventa potente attraverso la pratica dell'attenzione, diventa gigantesca quando gli esseri umani scoprono le cause attraverso le quali favorire l'ossificazione delle ossa dei bambini. Ossilago diventa miserevole quando i cristiani impongono i vestiti attraverso i quali nascondersi dai raggi del sole, o estendono a tal punto la miseria che pochi esseri umani, forse solo i contadini fra gli esseri umani più poveri, possono permettersi olio d'oliva. I cristiani sono nemici di Ossilago, in quanto Ossilago permette agli individui di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Ossilago per i cristiani equivale a rendere miserevole il divenire degli esseri umani. Così i cristiani distruggono Ossilago, costruita dai romani attraverso la loro attenzione e il loro sapere. Ma Ossilago agisce sui cambiamenti, finché non contribuisce a ricostruire una nuova Ossilago. Non è più la stessa Ossilago, ma la sua forza e la sua determinazione è la forza e la determinazione dell'antica Ossilago. Così i romani gettano energia vitale in Ossilago, chiedono ad Ossilago che le ossa dei loro figli diventino robuste, e mentre fanno questo agiscono affinché avvenga per quanto possono farlo avvenire. Genitori ed oggettività si fanno Ossilago per permettere ai bambini di crescere forti. Forse a qualche genitore non interessa il divenire del figlio, forse non gli interessa il suo sviluppo osseo e ignora Ossilago, ignorando i bisogni del divenire del figlio. Apparentemente non fa quasi niente di diverso dall'altro genitore, ignora soltanto il bisogno del figlio attraverso la distrazione della sua attenzione. Il risultato è che suo figlio, a parità di altre condizioni, avrà molte più probabilità di avere problemi. Il risultato è che questo genitore non ha messo attenzione per fondare il proprio divenire, non guarda il tempo mentre gli viene incontro, spalancando la porta all'orrore cristiano. Si giustifica quel genitore. In quel momento non faceva male, non appariva mostruoso, ma non gli appariva mostruoso soltanto perché egli aveva distratto la sua attenzione sul tempo mentre gli veniva incontro. Non gli appariva mostruoso perché non si curava di fondare il proprio divenire e quello della sua specie. Statano era invocata per aiutare i bambini a stare in piedi. Statano è un centro di volontà del bambino, dei genitori e dell'oggettività. Statano doveva proiettare il bambino nello spazio del proprio divenire. Statano si era formato nel corso dell'evoluzione della specie. Egli era nato quando l'essere umano aveva cominciato a camminare in posizione eretta. Da allora si era nutrito dei bisogni e delle necessità degli esseri umani. Li aveva condotti per mano lungo i loro primi passi. Il desiderio dei bambini era la volontà di Statano. Quando i bambini muovevano i primi passi, essi erano e sono Statano. Tutta la loro attenzione, tutto il loro fare, tutta la loro abilità in quel momento è concentrata per consentire loro di muoversi. Essi sono quel piccolo movimento. Essi sono in quel momento soltanto questo piccolo movimento. Dopo, quando diventeranno più abili, potranno permettere alla loro attenzione di staccarsi da Statano, andando a spaziare in altri siti. Secondo alcuni interpreti, Karna proteggeva le parti inferiori del corpo umano, e specialmente dei bambini. Io ho un'altra visione di Karna, che riassume Karna, Karda e Grane. Per me rappresentano aspetti diversi della stessa forza, presenti in situazioni diverse. Grane usa il bastone di biancospino per difendersi dalle strigi, per difendere sé e i nuovi nati o entrambi. E io sapevo che questa operazione la faceva Karna, ma su testi diversi ci sono varie variazioni.
Karna è l'attimo presente come movimento nei mutamenti. L'attimo presente deve difendersi dalle aggressioni per potersi proiettare nel futuro. E il futuro della specie umana sono i bambini della specie stessa. Il futuro non è rappresentato soltanto dalla sicurezza nella quale crescere, ma è assicurato nella protezione della loro capacità di riprodursi. Anche se le tre espressioni vengono trattate in maniera diversa, per situazioni diverse, esse sono una sola forza. Come tutti i centri di energia vitale che vengono indicati come divinità nella religione romana, rappresentano nodi di intersezione delle linee di tensione. In quest'ottica Karna proteggeva il divenire del bambino in quanto soggetto della continuità della specie, proteggeva il divenire del bambino in quanto essere animale della natura. In questa visione Karna non è, come del resto molte divinità della religione romana, una forza propria della specie umana, ma è una forza della natura formata dalle linee di tensione di tutti quegli esseri, specialmente mammiferi, che hanno come fase di sviluppo del proprio divenire l'essere fanciulli, cioè quel mondo intermedio che va dalla morte del feto alla nascita dell'essere umano adulto, pronto a riprodurre se stesso. Le tensioni sessuali dei bambini sono un elemento costituente di Karna. Lo sviluppo delle loro tensioni sessuali fanno grande Karna. L'attività dei cristiani nel tentativo di distruggere la sessualità infantile col terrore, proibizioni e punizioni ha inaridito Karna e il divenire della specie. L'attività dei cristiani in questo senso ha favorito lo sviluppo di fobie, per la cui soddisfazione gli esseri umani sono costretti a ricorrere alla violenza. È inammissibile che l'attività coercitiva della sessualità infantile sia stata liberata al fine di controllare gli esseri umani. È inammissibile che l'attività coercitiva della sessualità infantile sia stata, no, è il contrario questa, condizionata. È stata legata. Vabbè, c'è un errore e sarà riprodotto su tutti i libri. In realtà l'attività coercitiva sulla sessualità infantile ha finito per compromettere il divenire della specie radicalizzando all'interno di essa la pulsione di morte. Lo sa bene Freud, il quale, arrendendosi alle imposizioni dei trafficanti di schiavi, ha parlato di ineluttabilità del controllo coercitivo sessuale al fine di possesso e di controllo degli individui, della propria specie. Il controllo della specie da parte del terrore cristiano è passato e passa tuttora attraverso la criminalizzazione dell'attività sessuale infantile. Il controllo della specie da parte del terrore cristiano è passato e passa tuttora attraverso il tentativo di annientamento di Karna e della sua tensione. La coercizione della sessualità infantile all'essere umano adulto appare come una cosa ovvia, in quanto egli stesso l'ha subita e interiorizzata. Ma se egli fosse in grado di girare lo sguardo e guardare il tempo mentre gli viene incontro, saprebbe che sta seminando di morte il futuro della propria specie insieme alla distruzione del proprio personale futuro. Non essendo in grado di guardare il tempo mentre viene incontro, non è in grado di usare le proprie determinazioni nell'oggettività in cui vive e pertanto non è in grado di condizionare i propri mutamenti per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il bambino è nato nel nuovo mondo, il feto è morto ed è nato il bambino. Il bambino deve descrivere il nuovo mondo, il feto è volontà. Il bambino fonda la descrizione della ragione attraverso la parola, descrive il mondo circostante. L'essere umano adulto disciplinerà la ragione per rituffarsi nella volontà e costruire il proprio corpo luminoso. La parola viene fondata da Vagito. Vagitano è la fondazione della ragione del bambino. Vagitano non consentiva i vagiti dei bambini. Vagitano non consentiva i vagiti nei bambini, stimolava il bisogno di aderire alla realtà che la madre e il padre presentava loro, stimolava la necessità di fondare la descrizione del mondo allineando quella costruzione alla costruzione fissa della madre. Vagitano rende il bambino essere sociale, costruisce i suoi comportamenti in funzione delle attese sociali, permette al bambino di crescere armonizzando i propri comportamenti ai modelli sociali. Sarà
la sua volontà e la sua determinazione ad imporre all'oggettività la propria specificità, ma questo può avvenire soltanto quando il bambino è diventato essere sociale, non prima. Vagitano è un essere della natura, un essere formatosi dalle necessità e attraverso la soddisfazione delle necessità degli esseri che costruiscono delle descrizioni dell'oggettività come proprio momento di trasformazione. Sono molte specie, specialmente fra i mammiferi, ma in nessuna come l'essere umano, Vagitano è così importante. Vagitano era seguito dallo stadio definitivo di sviluppo della parola, fabulinus. Fabulinus è il passaggio definitivo dal balbettio alla parola. Fabulinus arriva come un'illuminazione. Arrivava nel momento stesso in cui il bambino comprendeva il significato di quanto diceva. Quando comprendeva che quell'insieme di suoni significavano qualche cosa e quel qualcosa indicato otteneva rispondenza, Fabulinus era la luce che squarciava la volontà del bambino e iniziava a mettere ordine nel caos della percezione. Le parole identificavano un oggetto. Quell'oggetto veniva definito, veniva richiesto, veniva ottenuto. Fabulinus era la luce che inondava il bambino. Fabulinus era il risultato che il bambino otteneva agitandosi nel caos della percezione. Fabulinus si nutriva degli sforzi della volontà dei singoli esseri di mettere ordine nel caos. La volontà, espressione del divenire, doveva essere messa da parte, doveva essere limitata perché il mondo in cui il bambino si è affacciato non è retto dal fare, ma dalla descrizione. Sarà l'essere umano adulto che dovrà limitare l'impatto della descrizione sul suo fare per costruire l'essere luminoso. Fabulinus è un grande centro di energia vitale ed appartiene quasi esclusivamente alla specie umana. È stato costruito dalla specie umana nei suoi grandi sforzi di mettere ordine nel caos della numenia delle cose. Fabulinus prende forza dallo sforzo degli esseri umani di mettere ordine nello sconosciuto, force, e nutre gli esseri umani aiutandoli nel loro sforzo, illuminandoli. L'illuminazione dipende dalla forza del bambino di servirsi di Fabulinus, dalla sua forza a diventare Fabulinus. Fabulinus può essere invocato dai genitori, può essere provocato dal loro fare, ma Fabulinus appartiene al bambino, al suo divenire e alla relazione fra il suo divenire e il divenire della specie. Il divenire del bambino, la sua crescita, passa attraverso il quotidiano della ragione, ma passa anche e forse essenzialmente attraverso il sonno. Nel sogno il bambino si trasforma. Ogni apprendimento passa attraverso il sognare. Il sognare determina lo sviluppo del bambino, il suo progredire nel quotidiano della ragione. Il sognare è fondante nello sviluppo del bambino ed è fondante anche nello sviluppo dell'essere umano adulto nel tentativo di trasformare se stesso per diventare essere luminoso. Sia la costruzione della ragione, sia il divenire della volontà nel tentativo di limitare l'assolutezza della ragione passano attraverso il sognare. Nel sognare si svolgevano combattimenti titanici. Di quei combattimenti i bambini non avevano il controllo, subivano lo svolgimento del loro crescere. Spesso i genitori vivevano i traumi dei figli, i loro pianti nel sogno, le loro grida, le loro paure e le loro angosce. Cuba proteggeva i bambini nei sogni. Cuba è una potenza. Cuba affianca i bambini nei loro sogni, combatte il loro fianco, li istruisce su come muoversi, come comportarsi. Cuba insegna i bambini a crescere modellando se stessi attraverso la costruzione della ragione. Il potere di Cuba è il potere della trasformazione. È trasformazione la fondazione della ragione nel tentativo di mettere ordine in force. È trasformazione la limitazione della ragione per permettere alla volontà di fondare il divenire dell'essere umano adulto. Cuba è forse l'essere più conosciuto dai sognatori, è un'ombra scura che affianca il sognatore, lo protegge e lo segue. A volte quest'ombra assume le sembianze di oggetti o persone conosciute, a volte porta il sognatore in mondi sconosciuti, a volte Cuba si unisce ad Antevorta e porta il sognatore a risalire i mutamenti del passato e si unisce con altre forze portando il sognatore ad esplorare la sequenza dei suoi possibili mutamenti verso il tempo che viene incontro. Cuba agisce nel sogno. Paventia
agiva nel quotidiano della ragione, aiutava i bambini a far fronte agli spaventi che lo sconosciuto incuteva nei bambini. I loro sforzi per costruire la ragione saranno gli sforzi che farà il genere umano per liberarsi dal terrore cristiano-cattolico, imposto con l'oscurantismo. Paventia agisce attraverso il potere della crescita dei bambini, ma il potere di bambino, vediamo un attimino, riferito alla formazione della ragione e anche quello dell'essere umano adulto incompleto che non è riuscito a costruire un ordine sufficiente nella ragione per poterla affrontare e fondare il divenire nella volontà, strutturando se stesso. Ed è l'essere adulto che ha ancora una conoscenza, un uso della fabula, della parola di un bambino di 8-9 anni, come abbiamo visto prima leggendo Peter. Paventia continua ad agire sui bambini fondando il principio speranza nella riuscita, riuscire a superare le sue paure e i suoi timori attraverso la fondazione della ragione. Il bambino fonda la propria ragione. Se non riesce in questo intento, il bambino muore. La morte del bambino è la costruzione di un individuo immaturo, un eterno bambino che maschera se stesso attraverso l'imposizione e la violenza. Se il bambino non riesce a fondare la propria ragione, anziché far nascere l'essere umano adulto, si consuma un aborto. Paventia aiuta a percorrere questo cammino. Paventia è un centro di energia vitale che si nutre del secondo livello di sviluppo dell'essere umano e ottiene energia vitale dal successo del passaggio dell'essere umano fanciullo all'essere umano adulto. Il fallimento di Paventia è il fallimento del divenire del bambino per trasformarsi in essere umano adulto. La distruzione di Paventia si è avuta con l'arrivo dei cristiani che, costruendo l'oscurantismo, hanno impedito lo sviluppo della ragione negli esseri umani per assoggettarla al terrore del macellaio di Sodoma e Gomorra per poterle assoggettare più facilmente. E passiamo a Sentia. Sentia si presenta alle necessità del divenire degli esseri bambini. Il loro divenire non deve essere confuso, deve essere superato, deve superare le paure, deve progredire lungo la via del proprio divenire, risolvere le contraddizioni della vita scegliendo una via virtuosa, essere uguali a se stessi. Questo chiedono le madri ed i padri. Di questo ha bisogno i bambini e si devono imparare a trarre le certezze dalla loro vita, dal loro cuore, da se stessi, imparare a tirare fuori la forza da sé. Sentia deve insegnare questo ai bambini, deve aiutarli a cercare le certezze dell'esistenza dentro di sé. Il suo potere nasce dal cammino di libertà che i bambini riescono a percorrere. La sua debolezza deriva dalla sottomissione degli esseri umani. La sua debolezza è generata dalla dipendenza alla quale i bambini vengono costretti dal terrore cristiano. Sentia è il cammino di libertà dei bambini. Una volta che i bambini imparano a percorrere un cammino di libertà, nessuno sarà più in grado di metterli in ginocchio. Può essere che le circostanze violente costringano l'essere umano a prostrarsi, ma sarà solo forma, sarà solo l'attimo per preparare la rivincita. Non si può mettere in ginocchio chi si è fatto sentia durante la propria giovinezza. Un'altra forza che proteggeva il divenire degli esseri bambini era Stimula. Stimula è una forza costruita dalla natura affinché protegga i bambini nella costruzione della loro ragione. Stimula è l'acqua che raffredda il fuoco di Vesta dentro il cuore del bambino. Stimula impedisce che gli eccessi distruggano il divenire del bambino. Stimula segue cambiamento dopo cambiamento, accompagnando il divenire del bambino. Stimula prende forza dalla natura e la riversa sui bambini e sui cuccioli, impedendo loro di autodistruggersi nel processo di crescita. L'essere natura deve garantirsi il divenire di ogni specie. L'essere natura è formato da ogni essere di ogni specie. L'essere natura non si può permettere di perdere il divenire della specie di ogni specie. Deve lottare per continuare a sviluppare se stesso attraverso lo sviluppo di ogni specie. Una paura ricorrente nei bambini è quella di essere privati dei genitori. La maggior paura dei genitori è quella di essere privati dei figli. È necessaria una grande carica di attenzione perché quel timore non si avveri. Quel timore potenzia l'attenzione e l'attenzione manipola l'energia vitale per costruire una forza il cui scopo è quello di allontanare quel timore. E quella forza è Orbona. L'attenzione veniva rinnovata attraverso il ricordo con un altare nel Tempio dei Lari. Le voci che corrono sulle linee di tensione rivitalizzano l'attenzione per continuare a mantenere l'unità funzionale al divenire
di genitori e figli. Orbona era un centro funzionale al divenire dell'insieme genitori e figli all'interno della natura. Come centro di energia vitale interveniva quando le relazioni si rompevano o agiva affinché quella relazione continuasse. Quando la relazione si rompeva, aiutava i genitori o i bambini, chi sopravvive, a ricostruire la relazione, facendo giungere genitori sostitutivi o aiutando la nascita di nuovi bambini. L'intervento di Orbona venne meno con l'arrivo di cristiani e la loro determinazione nel costruire delle galere nelle quali chiudere gli orfani e poterli torturare per i propri fini. I cristiani hanno distrutto le relazioni sociali in divenire che si stavano costruendo per distruggere il sapere, la conoscenza e il divenire della specie. La distruzione del tessuto sociale ha gravemente danneggiato Orbona, che soltanto negli ultimi anni e soltanto nei paesi industrializzati attraverso il sistema delle adozioni ha potuto riprendere la propria funzione rivitalizzandosi. Un altro centro di energia era il desiderio di crescere dei fanciulli. Desiderio di crescere, desiderio di diventare adulti, uomini e donne. Quel centro sgorgava da Barbatur. Letteralmente stava ad indicare la formazione della barba ai giovani, quando si apprestavano a diventare pienamente uomini. In realtà era la forza del desiderio della crescita, la forza che produceva il desiderio di prendere nelle proprie mani il proprio divenire. Era il desiderio di giungere al momento di non ritorno. Barbatur si manifestava anche in chi non sarebbe mai diventato essere umano adulto della propria specie, ma era stato sconfitto quando era fanciullo dalle sue paure, dai suoi incubi, dall'incapacità di prendersi nelle proprie mani il proprio divenuto, ma non esprimeva il desiderio dell'uomo e della donna di prendere nelle proprie mani il proprio divenire, ma nel desiderio della natura di mettere comunque questi esseri nelle condizioni di continuare a generare figli. La natura concedeva una possibilità ai figli di chi quella possibilità aveva rinunciato. Tutti questi centri sono tappe che i bambini percorrono insieme ai loro genitori per poter crescere, per diventare esseri umani della propria specie. Questi centri di energia vitale si sono formati nella e dalla natura nel corso del proprio divenire. Questi centri sono tappe fisse attraverso le quali il fanciullo muoia e nasca l'essere umano adulto. La rottura di uno di questi centri equivale all'impedimento della trasformazione. La morte del divenire è comunque una sconfitta per l'essere fanciullo, per la natura e per i genitori. Tutti devono concorrere a favorire lo sviluppo del proprio divenire. Nessuno si può sottrarre. Quando si assume una responsabilità, bisogna soddisfarla. Non ci si può sottrarre, pena la sconfitta del divenire che sta fondando. Succede che anche se offeso il divenire si sviluppa comunque, ma questo avviene soltanto quando l'energia vitale del soggetto che è nato dalla morte del feto è molto grande. Succede spesso che gli intoppi dell'esistenza distruggono il fanciullo prima ancora di affacciarsi alla vita. La vita è sfida, la vita è un combattimento, la vita è articolazione della propria volontà, la vita è esercizio nell'esistenza delle proprie determinazioni, la vita non concede grazie a nessuno. Ne sanno qualcosa le uova di storione, quante poche possibilità hanno di trasformarsi per diventare esseri storione. Questi centri di energia aiutano il bambino a svilupparsi. Di alcuni centri possiamo trovarne traccia nel DNA del bambino, ma sono centri che devono essere riempiti di sapere, conoscenza, consapevolezza, attraverso la formazione della ragione, attraverso l'esercizio della volontà, attraverso l'uso quotidiano delle determinazioni. La vita è un atto magico e le divinità che abbiamo incontrato rappresentano parte della strada che porta a diventare eterni. Sono le tappe attraverso le quali il bambino giunge a gioventù o Juventus. Sono le tappe attraverso le quali il bambino giunge alla morte di sé in quanto bambino e genera l'essere umano adulto. Attraverso quelle tappe il bambino affronta il proprio divenire. Attraverso quei centri di energia vitale gli si assicura il proprio divenire. Non si diventa uomini per volontà di un dio assassino. Lo si diventa perché usando le proprie determinazioni si è fusa e manipolata la propria energia vitale con quanto la natura e la specie nel corso dell'evoluzione hanno costruito. Si percorrono quelle tappe,
Non percorrere quelle tappe significa ritrovarsi in ginocchio. Non percorrere quelle tappe significa trovarsi deboli al passaggio dall'essere fanciullo all'essere umano adulto. Si cresce e si partorisce, ma non sempre si è adulti. Gioventù è il passaggio. Gioventù è l'esplosione di energia vitale che trasforma definitivamente l'individuo. Non è raro che durante quel passaggio si manifestino delle esplosioni di energia vitale, fenomeni di preveggenza, di alterazione della percezione, fenomeni di poltergeist, non sono rari. Quando non sono eclatanti, vengono vissuti con timore, ma se il bambino si è fuso con Cuba e Paventia, è sufficientemente forte per superarli. A gioventù si arriva preparati dalla propria trasformazione, ci si arriva preparati dai propri genitori, ci si arriva preparati dalla protezione della natura. Se i genitori si sono messi in ginocchio e costringono il bambino in ginocchio, il cammino della sua libertà sarà faticoso, ma fin tanto che ci sono le trasformazioni, ci saranno sempre delle possibilità. Gioventù è un centro potente di energia vitale che fa da piedistallo all'essere umano fanciullo per balzare nell'infinito dei mutamenti. Quel centro di energia è stato semidistrutto e alterato dall'avvento del cristianesimo. Nel paganesimo ogni centro di energia vitale è una divinità nella quale confluiscono le linee di tensione della specie e dalla quale la specie assorbe energia vitale per individuare e superare mutamento dopo mutamento. Le divinità sono delle tappe che la specie umana ha costruito per proiettarsi nell'infinito dei mutamenti. Questi centri sono sempre costruttori del divenire. Dall'attività di costruttori traggono sostentamento, sviluppo ed energia vitale. Sono delle coscienze e se stesse volte al proprio divenire eterno. Questi centri di energia vitale sono esseri in sé, esseri che percorrono il loro cammino anche se sono stati generati dai bisogni degli esseri della natura. Le contraddizioni sono sviluppo di tensioni. Le tensioni sono accumulo di energia vitale. Ogni accumulo di energia vitale sviluppa quando viene adeguatamente modulato coscienza di sé e tende a perpetuare il proprio divenire continuando la relazione che lo ha portato a nascere e a crescere. Gioventù non può fare a meno di continuare ad aiutare gli esseri della natura che partecipano alla sua nascita e al suo sviluppo. Vediamo un attimino, va. Gioventù è un essere in divenire. I cristiani bloccarono quel divenire attraverso la distruzione del divenire degli esseri umani. Essi parlano di famiglia e negano il valore dell'individuo. Nel loro concetto di famiglia c'è solo il concetto di proprietà degli esseri umani. Questi sono cose ed oggetti fatti per essere usati. Ecco come per i cristiani i bambini sono figli da sfruttare, da distruggere mettendoli in ginocchio. I cristiani sono già esseri distrutti, pertanto a loro non interessa distruggere il divenire, in quanto il divenire lo hanno distrutto dentro di sé. Il bambino è un individuo, i genitori sono individui, sono esseri che percorrono il proprio cammino per diventare eterni, seguendo il percorso imposto da necessità, venuto formandosi nel corso dell'evoluzione della specie, così come gioventù, stimula, vegetano, edusa, carne, eccetera, sviluppano il proprio percorso imposto da necessità, venuto formandosi attraverso il divenire delle relazioni. Ogni centro di energia vitale è un individuo che seguendo le proprie necessità segue i mutamenti volti a diventare eterni. Ciao Claudio. Allora, ogni centro di energia vitale è un individuo eterno. La famiglia dei cristiani è una gerarchia volta a sedimentare la proprietà degli individui e a distruggere il divenire degli individui impedendo loro la relazione con i centri di energia vitale, individui e se stessi.
che la specie ha costruito nel corso della sua evoluzione e che sono diventate coscienze di sé. Queste coscienze esercitano le loro determinazioni agendo sui mutamenti. Pertanto i cristiani possono bloccare per un tempo più o meno lungo il divenire della specie, ma non lo possono distruggere. Possono mettere in ginocchio parte della specie davanti al loro Dio, ma le coscienze di sé che formano il circostante continuano ad agire sollecitando il fanciullo a seguire mutamento dopo mutamento per diventare essere umano adulto. Così necessita distruggere l'essere umano fanciullo e nasce l'essere umano adulto della specie umana. E questo è tutto per quanto riguarda il concetto magico della crescita. Ed è importantissimo che ci chiariamo questo aspetto. Le divinità che abbiamo citato e quelle che citeremo nei vari percorsi sono fuori di noi e sono dentro di noi. Cioè, eccoci qua, sono delle coscienze in se stesse e sono delle coscienze divine dentro di noi. Cioè noi, per riconoscere quelle coscienze, dobbiamo riconoscere il divino che abbiamo dentro, dobbiamo sviluppare il divino che abbiamo dentro. Ma riconoscere non significa do nome, cognome, do la forma, do la visione, no. Riconosco quella necessità e la pratico, perché ricordate che il paganesimo e la stregoneria sono azione, non sono descrizione. Se io dico Cuba è una grande volontà, è una grande potenza perché mi aiuta nel sognare. Io posso riconoscere Cuba, il potere di Cuba nella potenza del sogno solo perché io sto sognando e io sto vivendo con volontà il sognare e sto affrontando nel sognare le contraddizioni dell'esistenza. Solo in quel momento posso dire che Cuba è un grande potere che mi sta aiutando nel sognare. Ma se io non sogno, se io ho chiuso con questo tipo di relazioni col mondo, io non incontrerò mai Cuba, per cui non riuscirò mai a sviluppare la Cuba dentro di me, che è la forza che mi porta a praticare il sognare. Allora c'è il divino che mi circonda e c'è il divino che cresce dentro di me. E le due cose si possono fondere soltanto quando io costruisco il mio divino che ho dentro. Ma per costruire il mio divino che ho dentro, io devo anche crescere. E qua arriviamo all'importanza del condizionamento educazionale. Quel condizionamento educazionale di cui io in realtà vi ho già parlato oggi, no? Ho fatto due accenni velocissimi. Per esempio, vi ho accennato di un articolo che appare sulla Repubblica del 6 gennaio 1999, in cui si dice: le voglie delle mamme rendono nervoso il feto. Cioè, praticamente, quelle che sono le voglie delle mamme, cioè i desideri, le tensioni della madre, non fanno altro che incidere sulla percezione emozionale del feto, sull'essere feto. Allora, cosa significa questo? Significa che non è che semplicemente il feto è nervoso, ma il feto articola la propria emotività e la propria risposta soggettiva rispetto anche a ciò che riceve dalla madre. Cioè la madre, avendo delle voglie, avendo delle tensioni verso l'esterno, gira queste tensioni verso l'esterno rispetto al feto. Ma il discorso è ancora più ampio, perché? Perché vale anche come la madre affronta la vita. Cioè, se la madre affronta la vita come se la vita fosse un combattimento, come se la vita fosse una sfida, delle tensioni, della compattazione di se stessa, della sua capacità di diventare uno, questa capacità la trasmette anche al feto. Che non è che il feto impara che bisogna usare la volontà per affrontare le contraddizioni della vita, però impara la compattazione emozionale attraverso la quale affrontare ciò che gli succederà dopo. Facciamo un esempio. Noi sappiamo, per esempio, nell'alterazione della percezione, no? Uno degli effetti chimici che avvengono avviene anche con la produzione da parte del cervello di tutta una serie di sostanze, per esempio le endorfine, per esempio le simil marijuana, le simil mescaline, cioè esiste tutta una serie di rilascio di sostanze nel cervello, però questo non è automatico, non è che avviene sempre. In situazioni particolari, per esempio quando uno ha paura, il suo corpo produce adrenalina, se non vado errato, no? Cioè la sensazione di paura fa produrre adrenalina, cioè la sensazione di paura innesca un meccanismo attraverso il quale il corpo produce adrenalina.
ma io posso fare anche un'altra operazione, cioè posso produrre adrenalina senza essere sollecitato dalla paura. Cioè, se io riesco a mettere in atto quel meccanismo che produce adrenalina, non necessariamente devo aver paura per produrre adrenalina, però se io riesco a produrre adrenalina, darò tutte delle risposte emozionali al mondo che mi circonda come se io avessi avuto paura, cioè come se io fossi immerso nel terrore, nella paura e butto fuori furia, cioè praticamente divento furioso perché ho paura, oppure mi blocco, oppure faccio tutta una serie di cose diverse. Allora, dei meccanismi fisiologici possono essere messi in atto dal soggetto senza che i fattori esterni ne stimolino il soggetto stesso. L'emissione di simil marijuane e di simil mescaline sono state, per esempio, misurate negli effetti di premorte. Nelle NDE, negli effetti della percezione di premorte, è stata misurata la presenza di simil marijuana, simil mescaline e si pensano anche di sostanze simili, per esempio la chetamina. Bene, se il nostro cervello è in grado di produrre queste ed è in grado di produrre queste, queste possono essere prodotte anche senza necessariamente essere in condizioni di premorte. Cioè la capacità soggettiva, la disciplina dell'individuo possono produrre queste sostanze. Per cui cosa significa questo? Significa che se io riesco a fare questa operazione su me stesso, tanto più questa operazione riesco a farla sul feto. Cioè tanto più la capacità della madre, la capacità del mondo che circonda la madre è in grado di assumersi le proprie responsabilità, di prendere le proprie mani, la propria vita, di affrontare la vita combattendo, e tanto più questo modo di essere diventerà parte del feto quando si trasformerà in fanciullo. Per cui questa sperimentazione, stiamoci un po' attenti, che ha un significato proprio di avvalorare l'intero percorso della stregoneria. La stregoneria ti dice che l'individuo deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, deve fondare la vita attraverso se stesso, ma fondando la vita attraverso se stesso induce anche nel bambino piccolo, nel condizionamento educazionale del bambino, la capacità di affrontare la vita attraverso se stesso. Ma ancora di più, addirittura questa capacità di affrontare se stesso, la capacità di modificare se stesso, è possibile anche nel feto, prima ancora che si sviluppi, è possibile ancora prima che ciò avvenga. Bene, noi abbiamo una predisposizione fisiologica dell'individuo affinché l'individuo possa affrontare la propria vita, possa affrontare la propria esistenza. Per cui prendersi in mano la responsabilità della propria vita, anziché mettersi in ginocchio, ci permette di costruire un individuo diverso, un individuo positivo rispetto a un sistema sociale che abbiamo davanti. In pratica, l'essere positivi, il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, ci consente di costruire degli individui, di costruire un sistema sociale che ha la capacità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E scusate se è poco, eh? Ok. Questa è la trasmissione di oggi. Poi c'era un'altra notizia, sempre una notizia di ordine giornalistico, che è apparsa sul Gazzettino il 30/11/1998, cioè un paio di mesi fa, 30 novembre 1998, che parla del senso del gusto si impara, dice, il senso del gusto si impara in pancia della mamma. Quando un bambino sputa una minestra o accetta volentieri un altro alimento è perché conosce bene i suoi gusti, fin dall'epoca della vita intrauterina, e tende a scegliere in base ad essi i suoi alimenti. Lo ha detto Giuseppe Banderali, clinica pediatrica Ospedale San Paolo, nel corso del congresso Milano Prevenzione, Nutrizione Genetica, Ambiente del Bambino, ambiente dal bambino all'adulto. Già nelle prime settimane di gestazione, le prime settimane di gestazione, spiegato Banderali, elementi chimici di differente sapore presenti nel liquido amniotico stimolano i recettori del gusto del feto. E questa cosa mi sembra anche abbastanza ovvia, perché se voi, se uno defeca mangiando tutti i giorni soltanto carne, le sue feci hanno un odore diverso da chi defeca mangiando tutti i giorni verdura. Anzi, addirittura l'odore delle feci è diverso mangiando magari soltanto mele, o mangiando soltanto, non so, rape, o mangiando soltanto cacciagione. Cioè,
Se le feci hanno questo odore, significa che c'è una distribuzione chimica all'interno del corpo in maniera diversa. E siccome il bambino viene nutrito ad opera del sangue della madre, ad opera di rilascio di elementi chimici che passano attraverso il sangue della madre, appare assolutamente evidente, logico e razionale che il gusto del bambino sia in realtà condizionato da quelli che sono i gusti del genitore. Al di là che poi li accetti o non li accetti, poi esiste anche una sua scelta soggettiva, non è che aderisce perfettamente a questo. Per cui, quando parliamo di condizionamento educazionale, non dobbiamo parlare soltanto di condizionamento educazionale nell'età del bambino, anche se noi parleremo sempre di quello come riferimento, ma esiste un condizionamento educazionale che comincia nell'età fetale. Cioè già nelle primissime settimane di gestazione comincia il condizionamento educazionale e il condizionamento emozionale del bambino. Figuratevi poi quando esiste un processo di sottomissione che è praticamente un processo assoluto dal quale il bambino deve sottrarsi. Pensate un po' che razza di fatica, che razza di sforzo deve fare attraverso il crogiolo dello stregone se deve sottrarsi dalla situazione in ginocchio. Cioè, figuratevi se un condizionamento educazionale che inizia nelle primissime settimane di gestazione non può essere pensato e ragionato come elemento naturale. Un elemento naturale, tant'è che Tommaso, sì, insomma, non mi ricordo più il nome, che è stato un filosofo cattolico, viene a dire c'è un fondamento necessario dal quale io deduco che esiste Dio. Cioè, questo è assurdo, è di un'assurdità, è un'aberrazione lampante, enorme, non so neanche io come. Cioè, non ho termini sufficientemente grossi per dire quanto sia assurda questa cosa. Bene, io non vedo il mio cambio, però vedo che sono arrivate delle persone. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo del 14 gennaio 1999. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, dove continueremo i quadri della conferenza. Vi ricordo che io, vediamo un attimino questo. Pronto? Claudio? Sì? Ciao, sono Ciao. Claudio Ancamin, Ciao. da Martellago. Niente, voi dite grazie. Grazie a te. Grazie per questo, tutte queste cose fondamentali. Fondamentali che, niente, ho avrò piacere trovate. Quando Io che te sono vuoi? grazie. Quando che te vuoi? Ok. Intanto ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Bene. Abbiamo ascoltato. Vabbè, grazie Claudio. Vabbè. Io vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Continueremo sia alle ore 15 che alle ore 19. Continuerò con la trasmissione delle quadri della conferenza che mi consentono di preparare l'operazione di marzo e nello stesso tempo mi consentono di cominciare a fare un commentario agli oracoli caldaici. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo e vi dà appuntamento per giovedì prossimo. Grazie ancora e a risentirci.